sabato 20 novembre, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Pozzuoli, si è tenuta presso le Terme Puteolane una mostra di pittura delle opere del maestro Salvatore Emblema. La mostra, inaugurata dal professor Giulio Argan e che ha visto larga partecipazione di pubblico, ha suscitato vivo interesse. Nel corso della conferenza, che ha visto presenti numerosi critici, Argan ha detto: fa sempre molto piacere per chi fa il mio, svolge la mia professione, che è quella dello storico dell'arte, vedere in una pubblica amministrazione una chiara e precisa coscienza culturale dei problemi che la concernono. Mi fa anche piacere venire a mi ha fatto anche piacere venire a Pozzuoli nell'occasione di questa mostra di Salvatore Emblema, un artista di cui io già da molti anni mi sono occupato e che considero, l'ho dichiarato e lo ripeto, di portata, di gittata assai più che regionale e forse più che nazionale. Che Emblema è un artista che ha seguitato in questa regione senza allontanarsene, senza cercare dei contatti con il mondo del mercato internazionale, ha seguitato una sua ricerca. Una ricerca che si è estesa anche dall'ambito circoscritto dell'opera d'arte all'ambito dell'ambiente, del rapporto dell'opera d'arte col suo mondo. È quindi molto giusto che si presenti, si faccia meglio conoscere l'opera di questo artista. Ed è giusto che siano le amministrazioni della Campania a farlo, dato che sicuramente Emblema non è uno di quegli artisti che si autopropagandino con tanta facilità. Salvatore Emblema, le cui opere sono in collezioni private e pubbliche in Italia e all'estero, nasce a Terzigno nel 1929. Ha frequentato il liceo artistico e l'Accademia di Belle Arti di Napoli, mentre nel 48 ha incominciato a produrre dei collage usando delle foglie disseccate e costruendo dei ritratti attraverso le modulazioni cromatiche. Successivamente sviluppava altre ricerche materiche usando pietre e minerali trovati alle falde del Vesuvio, che applicava poi sulle tele per realizzare delle figurazioni. Ha viaggiato molto, è stato in Francia e in Inghilterra e per 2 anni, dal 56 al 58, è stato a New York, dove ha conosciuto Rothko. Al suo rientro dall'America si è isolato a Terzigno e ha sviluppato una ricerca spaziale che rinuncia non alla banale figurazione, ma alla stessa struttura geometrica delle forme astratte. Vitaliano Corbi, che ne ha curato la presentazione sul catalogo, ha scritto di lui: nelle opere con cui Emblema chiudeva il percorso della sua mostra di Villa Pignatelli a Napoli, nell'aprile del 79, il colore sembrava risalire dal vuoto delle sfilature della tela e, respirando sulla superficie in larghe e vibranti stesure, si riproponeva quale elemento, se non unico, certo di nuovo decisivo nel processo di costituzione dell'immagine. La tela, infatti, se continuava ad essere variamente attraversata dalla luce, come una griglia che misurando lo spazio lo definiva per gli opposti valori di una trasparenza e di capacità, riprendeva però nello stesso tempo la sua funzione di piano di appoggio del colore. Palma Bucarelli, nella presentazione in catalogo della mostra napoletana, avvertì subito l'importanza di queste opere anche rispetto a quelle immediatamente precedenti e parlò dell'avvio di un nuovo corso che avrebbe condotto la ricerca dell'artista ad inoltrarsi sempre più in uno spazio puramente pittorico,
attraverso un colore che non intrideva solamente il tessuto, ma annunciava nuovi splendori materici. Il recupero delle possibilità espressive del colore rappresentò indubbiamente una svolta nella ricerca di emblema. Nelle opere recenti, il colore, non più disposto in zone che rispettano l'andamento regolare della trama e dell'ordito, procede liberamente, inclinando spesso alla rapida corsività del segno e all'immediatezza gestuale della pennellata. Così, ancora non più risucchiato dalla tela, il colore s'aggiunge al colore e acquista spessore e densità di impasto. Nei neri profondi e nei bruni terrosi si accendono rossi bagliori o sfumano delicati chiaruri cilestrini. Alla luminosità diffusa e uniforme dell'aurora boreale, era questo il titolo d'una delle opere del 79, cui prima si è accennato, sono succedute situazioni meteorologiche più intense e mutevoli, contrasti di luci e di ombre, da cui emergono frammenti e memorie di paesaggi per i quali si potrebbe persino azzardare un tentativo di identificazione con i luoghi di origine dell'artista. L'affermazione di emblema che la luce del sole penetra il dipinto come penetra la terra può suggerire un'utile indicazione per intendere sia la matrice psicologica dell'operazione di attraversamento della tela, sia il rapporto che l'artista intrattiene con la superficie di questa. Una sfilatura, una cucitura, un orlo ritagliato, un ispessimento di strati non modificano solo il supporto materiale del dipinto, poiché